Dagmar Joan Amelie Overbay nacque il 23 aprile 1887 ad Aarhus, una piccola città della Danimarca, e fu senza dubbio una delle più efferate serial killer della storia. Si è ipotizzato che dal 1913 al 1920 si sia macchiata della morte di almeno 25 bambini, tra cui una delle sue figlie. Ovviamente, come per molti altri serial killer, quel numero potrebbe essere anche più alto. I suoi genitori erano poveri e la ragazza finì per essere più incline a rubare piuttosto che a dedicarsi ai suoi compiti. All'età di 12 anni fu sorpresa a rubare una borsa e i suoi genitori la mandarono a lavorare presso una famiglia a Funen. Sfortunatamente, il tempo trascorso lontano dalla famiglia non le insegnò la disciplina. Tuttavia, 3 anni dopo, Dagmar tornò a casa dei suoi genitori, ad Aarhus, dove trovò lavoro come cameriera in un locale. Ma dopo un po', la sua indole indisciplinata tornò fuori e ricominciò a rubare. Accusata di furto nel 1909, finì per la prima volta in prigione a Finn. Dopo aver scontato la pena, ottenne un impiego in un ristorante. Lì ebbe una relazione con un altro dipendente del locale, con il quale concepì un figlio. Tuttavia, la relazione non andò avanti e dopo che i due si furono separati, Dagmar ritornò a casa dalla madre. E poco tempo dopo, il bambino morì misteriosamente. L'autopsia eseguita sul povero corpicino mise in evidenza le cosiddette labbra blu, caratteristiche della morte per soffocamento. Tuttavia, il medico legale concluse che la morte fu causata da una grave forma di polmonite. Ma coloro che conoscevano Dagmar e il suo passato non credettero a questa dichiarazione. La perdita del primo figlio non la fece desistere dall'averne un altro dopo aver sposato nel 1913 un certo Nielsen. Dalla loro unione nacque Rena Marie, che dette però in adozione. Sempre nello stesso anno lasciò il marito per trasferirsi a Rand, dove rimase incinta del datore di lavoro, che l'aveva assunta come domestica. Questa volta, però, non voleva un altro figlio e invece di abortire attese la nascita del piccolo Paolo, che uccise subito dopo. Dopo l'omicidio del proprio figlio, Dagmar si spostò a Copenaghen, non prima di aver ripreso la figlia Irena. Qui ottenne un lavoro in un negozio di caramelle e poco tempo dopo conobbe Svensson, con il quale andò a vivere pochi giorni dopo essersi conosciuti. Rimase di nuovo incinta. Anche questa volta portò a termine la gravidanza e misteriosamente, dopo poche ore dalla nascita, anche questo bambino morì per cause sconosciute. Fu sempre nella capitale danese che mise in piedi la sua attività, fungendo da intermediaria tra le famiglie che cercavano di adottare e le madri di bambini indesiderati, prendendosi cura dei bambini mentre trovava loro una casa adeguata. In Danimarca, all'epoca, le giovani madri avevano poca o nessuna scelta quando si trattava di gravidanze indesiderate. Era illegale abortire e le madri, che non erano in grado di permettersi figli o che li avevano avuti fuori dal matrimonio per adulterio o perché frutto di uno stupro, necessitavano di un'alternativa. Queste madri erano ridotte a vendere i propri figli nella speranza di dare loro una vita migliore. Sfortunatamente, per gli speranzosi genitori biologici di questi bimbi indesiderati, Dagmar non stava trovando loro una buona casa. Quello che queste donne non sapevano era che i loro bambini non sarebbero mai entrati nelle case felici di famiglie amorevoli, perché Dagmar li stava uccidendo a sangue freddo. La raccapricciante scoperta degli omicidi perpetrati da Dagmar fu casuale. Una giovane madre, Caroline Hagesen, si imbatté in Dagmar Overbay dopo aver consultato gli annunci per trovare una casa per il proprio figlio appena nato. Caroline incontrò Dagmar, la pagò e lasciò il bambino con lei. La donna fu rapida, uccise il bambino quel giorno stesso, gettandolo nella stufa che aveva in casa. La mattina dopo, però, Caroline, pentita della sua decisione, tornò per riprendere suo figlio. L'Overbay le comunicò che il bambino era già stato adottato e portato via da una nuova famiglia, ma che non ricordava né il cognome né l'indirizzo della famiglia affidataria. Questo fece destare i sospetti in Caroline, che decise così di denunciare quanto accaduto alle autorità. La polizia arrivò per perquisire l'appartamento di Dagmar. Lì fecero una scoperta raccapricciante. Trovarono i vestiti del bambino e nella stufa alcune ossa e un piccolo cranio ancora intatti.
Man mano che la casa veniva perquisita, gli agenti scoprirono armadi pieni di minuscoli frammenti di ossa bruciate. Dagmar Overby fu immediatamente arrestata. Confessò di aver ucciso 16 bambini, uno dei quali era suo figlio, strangolandoli, annegandoli o bruciandoli vivi nella stufa e muratura del suo appartamento, nascondendo poi le ceneri negli armadi o seppellendo i corpicini sul retro della casa. Dopo il suo arresto, ben 180 bambini furono dichiarati scomparsi e si pensò che fossero passati attraverso la sua fattoria dei bambini. Tuttavia, questo numero potrebbe essere stato gonfiato, poiché molte persone stavano cercando di nascondersi dietro i propri misfatti, soprattutto considerando i metodi con cui l'Overby aveva ricevuto i bambini. Nessuno voleva mettere in piazza i propri panni sporchi. Nel 1921 la corte, compatta, dichiarò Dagmar colpevole solo per l'uccisione di 9 bambini, perché non c'erano prove per gli altri, e venne condannata a morte, rendendola così la prima donna condannata alla pena capitale dal 1861. Il suo avvocato provò a far capire ai giudici che da bambina la donna aveva subito degli abusi, ma questo non impressionò i giudici, che confermarono la condanna. Fortunatamente per lei, il monarca danese Christian X, che disprezzava la pena di morte per le donne, affermò: «Non mettiamo a morte le nostre donne», e la condanna della Overby fu commutata in ergastolo. Eppure, qualcosa di positivo nacque dagli atroci crimini commessi da Dagmar Overby. Ci fu un'importante riforma della legislazione sull'assistenza all'infanzia. I bambini non desiderati vennero riconosciuti come responsabilità del governo, che nel 1923 approvò una legge in materia di bambini in affidamento, che richiedeva l'istituzione di case pubbliche per i bambini nati fuori dal matrimonio. Dagmar fu trasferita dalla prigione femminile di Kristiansand a quella occidentale. Qui venne riconosciuta affetta da psicosi carceraria provocata dalla reclusione. Questa psicosi è un disturbo dissociativo che colpisce i detenuti provocando allucinazioni, deliri e paranoie. Morì il 6 maggio 1929 all'età di 42 anni. La storia di Dagmar in Danimarca è stata fonte di ispirazione per libri e opere teatrali. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e condividi.